un po' di tensione si è sciolta adesso, la vittoria è arrivata. Oh, sono molto felice perché è la prima vittoria con la nazionale, quindi per noi questo era molto importante, soprattutto a livello di fiducia nel lavoro che stiamo facendo questa settimana. Tutte le giocatrici hanno stato bravissime, quindi abbiamo potuto mettere a tutti per il gioco in questa situazione dove fino al minuto 45 non era tutto chiaro, ma abbiamo stato concentrate per difendere bene, soprattutto 21 gol è un buon rete per difendere, e dopo ovviamente piano piano andiamo a crescere sulla base di un buon contropiede, no? Quindi siamo felici. Primo tempo con un'Italia che forse ha raccolto meno di quello che poteva, qualche errore di troppo, squadra forse un po' nervosa, perché poi quando devi vincere necessariamente sai di dover vincere, non è mai semplice esprimersi. Nel secondo tempo invece molto bene. Guarda, abbiamo fatto certi errori a livello difensivo perché la difesa ha iniziato un po' in dubbio sull'attività che deve di fare, magari un po' nervose per l'inizio, e l'inizio della partita è sempre difficile, una partita internazionale ufficiale nunca è facile, mai è facile, quindi dobbiamo di capire un po' questa situazione come un inizio di un progetto che inizia in questa partita e che ovviamente piano piano va in crescita, no? E così è stata la partita, piano piano in crescita, tanto a livello difensivo come a livello d'attacco, no? Sicuramente non siamo state la migliore versione di noi stesse, ma ce l'aspettavamo già. Abbiamo lavorato tanto con il nuovo staff, abbiamo impostato un nuovo gioco che ovviamente ha bisogno di tempo. Il nostro allenatore ci ha detto che l'obiettivo non è vincere ma è giocare come abbiamo provato in questi giorni. Ovviamente la vittoria è arrivata e ovviamente si scende in campo per vincere, però il concetto era che dobbiamo lavorare tanto per impostare un gioco, una nuova Italia, un nuovo gioco, e il primo obiettivo è arrivato, adesso pensiamo a domenica. Un'Italia che si è vista anche con delle rotazioni in più, rotazioni di qualità in generale, per questo tipo di partite, ma forse per partite anche di un livello superiore, effettivamente ci sono tante scelte, tante varianti per fare questo gioco così spinto, veloce. Sì, sicuramente è una cosa super positiva avere tantissimi cambi. Cambi di livello ce li abbiamo, in ogni ruolo, non importa chi gioca, il livello rimane lo stesso, e appunto con questa nuova Italia, questo nuovo modo di giocare, dove si deve spingere molto, si deve correre tanto, è importante avere una panchina lunga. Lo sapete tutte perché siete per lo più giocatrici con esperienza di alto livello, questa partita si cancella perché adesso ce n'è un'altra. Sì, sicuramente questa partita si cancella, si vedono solo le cose positive. Domani è un altro giorno, possiamo vedere Bulgaria e Lussemburgo qui, ci possiamo riposare, e domenica appunto vediamo di scendere in campo ancora più determinate e di far vedere l'Italia, la vera Italia qual è.